primo febbraio 2003. Lo Space Shuttle Columbia, con 7 astronauti a bordo, si disintegra al rientro sulla Terra, a pochi minuti dall'atterraggio, dopo aver perso i contatti con la sala di controllo di Houston. Perdono la vita tutti e 7 gli astronauti che si trovano a bordo. Il primo febbraio resterà come un giorno tragico per gli Stati Uniti e la NASA, spiega alle TV Sean O'Keefe, il capo della NASA, che ha l'ingrato compito di annunciare al paese il più grave incidente dal 1986, quando 7 astronauti morirono nell'esplosione dello Shuttle Challenger. Una tragedia nello